Allora, io volevo intervistare questo personaggino qui che si chiama Marco Omar Viola, ma si sta facendo un panino con la bresaola. Marco, quando vuoi facciamo un'intervista. Ciao, buon appetito. Allora, domanda fondamentale, com'era il panino? Era buonissimo, bresaola valtellinese, ottima, la mia preferita. Adesso raccontaci le nostre preferite, prego. Allora, qui oggi ho voluto portare degli strumenti che fanno parte appunto della mia variegata serie di strumenti, nel senso che come al solito cerco di andare incontro alle esigenze dei clienti e di proporre qualcosa che sia il più vicina possibile alla loro idea di partenza, quindi custom assoluto sotto ogni punto di vista. Qui abbiamo, a partire dal tributo alla Stratocaster che ha fatto oramai storia e che è stata punto di partenza per tutti quelli che amano lo strumento elettrico, abbiamo subito a fianco una versione mancina della mia SP Model, uno strumento che rispetto agli altri strumenti in commercio ha delle piccole caratteristiche molto particolari, tra cui appunto il top arcuato, è un tronco di cilindro, non è flat top, il body viene ricavato quasi sempre con un contour body molto pronunciato e un accesso facilitato ai tasti alti in modo tale da evitare qualsiasi tipo di intoppo per chi suona, perché lo strumento, come dico sempre, alla fine deve essere quella cosa che, come per me uno scalpello, deve servire al musicista per esprimersi al meglio, per cui deve evitare tutte quelle cose che danno fastidio quando si sta suonando. I tasti in questo caso sono in acciaio su una tastiera di Santos e il body è un Alder con top in acero kilted. Da questa parte invece c'è uno strumento di un cliente molto affezionato, oramai un amico, che oggi è venuto, come verranno domani altri clienti, a far vedere i propri strumenti. E questa è la cosa bella, loro verranno qua proprio a mostrare quella che inizialmente era solamente la loro idea di strumento e che io ho potuto realizzare in forma reale, in forma fisica. Questo è il suo logo, lui porta da sempre questi occhiali, per cui questo vezzo l'ha voluto sia su questa chitarra che sull'altra che è poco di fianco. Questo è appunto il modello SP con un transition e due injector su un body di Alder con top di acero e manico in acero bird's eye trattato a olio. Tutti i miei manici in acero sono trattati ad olio proprio perché rimangono molto più vellutati al tatto e riescono ad essere estremamente più scorrevoli. Questo ha uno shape molto simile a quello della Luke Music Man, che tendenzialmente va molto bene per chi come me ad esempio ha le mani molto piccole. Qui di fianco? Qui di fianco abbiamo un modello Venezia che nasce appunto in questa formula, cioè uno strumento a scala corta 24 e 3 quarti tipo Gibson con anche qui accesso facilitato ai tasti alti, doppio humbucker con selezione molto semplice, un 3 posizioni, un volume ed un tono, in questo caso tono push-pull per poter splittare i pick-up, che sono pick-up avvolti a mano su mie specifiche da Flameton e si rifanno ai 59 di esatto, di vecchia memoria. Qui a fianco c'è la sua sorella, sempre del nostro amico Pialuto, che però ha voluto una scala lunga sullo stesso shape con un top piatto e un ponte tremolo. È una variazione che chiaramente è venuta fuori dalla sua idea iniziale dello strumento. Legni? Legni in questo caso sono un Alder per il body con top in acero kilted, un
manico è incassato fino ad oltre il pick up al manico. All'interno l'accesso è estremamente facilitato, per cui si va ben oltre l'incasso al sedicesimo che si ha comunemente sugli strumenti. Ultima, ma non peggiore. Ultima, ma non ultima, un altro modello SP, in questo caso sempre HSS. Solo domani ci saranno i modelli un po' più estremi come l'HSH, HH e 7 corde, che fanno sempre parte della variegata serie di strumenti un po' custom che mi vengono richiesti. E poi, diciamoci la verità, è arrivata quella che noi abbiamo provato e che a noi è piaciuta molto. Questa è la 33 Mini, la piccola della famiglia. Esattamente, è la 335 rimpicciolita ai minimi termini, ma molto dolce. Questa ha la caratteristica di avere un unico pezzo di mogano scavato per il body con un top di acero, anche qui scavato e calibrato a mano in maniera tale che sia il più risonante possibile e permetta di avere la maggiore acusticità possibile. Anche qui i pick-up sono artigianali, avvolti su mie specifiche da flame tone, tasti in acciaio su tastiera in palissandro, e di fatto anche questo è un piccolo tributo ma rivisitato ad un grande classico. Questo perché anch'io vivo di icone e alla fine amo replicarle. Allora, in pratica, tra un panino e l'altro fa delle belle chitarre, e tra l'altro qualcuno l'ha trovata su Guitar Essentials. Più di uno. Grazie Marco, a te, alla prossima, a presto, ciao.